procedere alla sanificazione clinica di tutti i locali comunali di Ragusa e del parco mezzi dell'ente, nonché della polizia municipale. È quanto chiede Nunzio Fernandez, segretario generale dell'FPCGL di Ragusa, alla luce della preoccupante situazione che si sta vivendo proprio in queste ore tra i vigili urbani di Ragusa, dove alcuni sono risultati positivi al Covid. Per la CGL non ci devono essere esclusioni, provvedere al rifornimento dei DP e igienizzante in tutte le sedi comunali, procedere alla sottoscrizione immediata di un protocollo di sicurezza da sottoporre all'organizzazione sindacale per l'innalzamento generale dei livelli di sicurezza per tutto il personale dipendente dell'ente. Ciò posto, non vi è alcun dubbio, continua Fernandez, che la notizia sta generando un crescente allarme tra tutti i dipendenti dell'ente e, seppur convinti della necessità di mantenere reazioni composte, non possiamo minimizzare sull'accaduto e, al di là dell'attivazione dei protocolli previsti nella fase di criticità, pensiamo che vada rafforzata l'attività preventiva e considerata ogni ipotesi praticabile per mettere in sicurezza tutti i lavoratori. I dipendenti comunali risultati positivi ci portano ad esprimere alcune riflessioni sulla necessità di un cambio di passo sulle politiche di prevenzione e di contenimento del Covid-19 al comune di Ragusa. Pensiamo si debba procedere da subito ad incentivare, laddove è possibile, il ricorso allo smart working tra i dipendenti comunali. Il sindacato si dichiara infine sin d'ora disponibile a un confronto costruttivo su tale materia, certi di poter contribuire attraverso l'apporto e le indicazioni fornite dal personale alla stesura di un documento atto a garantire la salute dei lavoratori e dell'utenza, nonché la funzionalità dei servizi resi alla collettività ragusana.